Bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi sono qua per omaggiare un artista veramente grandioso della musica italiana che ha scritto delle cose veramente eccezionali e nonostante questo è stato completamente dimenticato, talmente tanto che la sua scomparsa non è stata ricordata mai da nessuno e soltanto diversi mesi più tardi abbiamo saputo che non è più in vita. E sto parlando di Luciano Rossi. Chi è Luciano Rossi? È il grande cantautore che ha scritto Ammazzate Oh, ma ne ha scritte tantissime di canzoni anche per altri artisti. Talmente dimenticato che nessuno si è ricordato di omaggiarlo in qualche modo per la sua arte e per il suo percorso musicale. Oggi sono qua, anche se in ritardo, per raccontarvi la storia di questo grandissimo artista e della musica che ci ha lasciato. Vi racconterò di Luciano Rossi. Buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Un desiderio grande di sparire. Luciano Rossi è nato a Roma il 5 settembre del 45. È morto sempre a Roma l'8 luglio del 23 ed è stato un cantautore italiano. Senti un po'. Bella mia, proprio te che cercavo stasera. Luciano Rossi, finiti gli studi, entra nel mondo della musica come autore e scrive canzoni per altri artisti, ad esempio La stagione di un fiore, interpretata da Emiliana Perina e dai Gens al Sanremo del 70. Un rapido per Roma è di Luciano Rossi, canzone di Rosana Fratello che ha presentato a Canzonissima del 71. Sua è anche Ritornerà, incisa da Little Tony nel 72 e Parla chiaro Teresa, canzone lanciata da Dino a un disco per l'estate nel 1973. Ogni giorno un sorriso di me, ogni giorno una frase di meno. Inizia la carriera di cantautore nei primi anni 70. Lui fa ascoltare il proprio repertorio alle addette ai lavori e dopo aver ottenuto un contratto con la Ariston, nel 72 incide il suo primo LP. Si chiama Esaltarsi, che passa pressoché E inosservato. poi arrivare, e poi giurare, esaltarti guidando veloce un A un disco per l'estate del 74 invece va per cantare Ammazzate Oh. Nonostante questa canzone venga eliminata la prima serata, ottiene un grande successo perché Maurizio Costanzo la utilizza come sigla del suo varietà radiofonico Quarto Programma. Le promesse, tutti quei baci, ammazzate oh. Sulla scia di questo successo, nel 75 pubblica il suo secondo 33 giri, si chiama Io, trainato da un singolo che si intitola Bella, una canzone molto delicata che evidenzia le caratteristiche dello stile musicale di questo cantautore romano. Pugni chiusi verso il cielo, sono stanco di aspettare. Nel 1976 esce Aria Pulita, che contiene brani come Senza parole e soprattutto contiene Se mi lasci non vale, canzone che poi nell'interpretazione di Iglesias ha venduto 8 milioni di copie diventando un successo internazionale. Se mi lasci non vale. Altri successi di questo cantautore saranno Bambola del 77, La mano del 78, Pensandoci bene del 79 e poi Siamo sempre di più. Un pezzo dell'82 che si ricorda benissimo perché è considerato l'inno dei separati, diciamo che era un fenomeno sociale emergente di quegli anni dopo la legge sul divorzio. Moltissimi poi si separarono e lui ci scrisse una canzone. Siamo sempre di più. Au. Siamo sempre di più. Siamo sempre di più. Siamo sempre. Nella sua carriera, Luciano Rossi ha inciso oltre 10 album, sostituendo di volta in volta la sua vena ironica a quella romantica, e poi ha alternato il lavoro di cantautore con quello di autore, scrivendo per altri artisti importanti come Ornella Vanoni, Vianella, Nicola Di Bari, Bobby Solo e anche Lando Fiorini. Nel 1983 collabora con Gaio Chiocchio e realizza la colonna sonora di un film, Questo è quello, un film diretto da Sergio Corbucci, interpretato da Nino Manfredi con Renato Pozzetto.
Benedetto, in cui l'attore castrese interpreta con successo la canzone Che bello sta con te. Che bello sta con te, mi sembra di volare, che bello guanna te. Negli anni 90 diventa produttore artistico di Rita Forte e scrive per lei Le donne sono un'altra cosa, che diventa anche la sigla finale di un programma televisivo, cioè Il tappeto volante, su Tele Monte Carlo, condotto da Luciano Rispoli. Nel 2000 esce l'antologia Il Meglio, prodotta e distribuita dall'etichetta Divimon Record, contenente nuove versioni delle sue canzoni e poi anche alcuni inediti. In seguito ha fatto parte del cast della trasmissione Buona Domenica e questo è accaduto fra il 2002 e il 2003 e nell'edizione 2003-2004. Malato ormai da tempo, Luciano Rossi si è spento a Roma l'8 luglio del 23, nell'indifferenza totale di televisioni e testate giornalistiche. La notizia della sua morte, in realtà, verrà diffusa il 7 settembre, grazie all'interessamento della figlia Ilaria.